su quella terra rossa che gli è rimasta sempre indigesta in carriera, e proprio a Roma, dove nel lontano 85 si era messo per la prima volta in evidenza prima di trionfare, poche settimane dopo, a soli 17 anni, nel tempio di Wimbledon, Boris Becker è tornato per un giorno a rivestire i panni del tennista. Uno sport che l'ex campione tedesco, ritiratosi nel 99 e vincitore di 6 slam in carriera, non pratica più ormai da anni, a differenza di tanti colleghi che continuano a calcare i campi del Senior Tour. Alla fatica e al sudore del tennis preferisce ormai il tavolo verde del poker. Boom Boom, così era soprannominato per il suo servizio sparato a eccezionale velocità, è ancora uno dei personaggi più popolari di Germania, per la sua storia personale, per le sue avventure con le donne, per la sua faccia da schiaffi, per la capacità unica che ha sempre avuto, nel bene o nel male, di riuscire a far parlare di sé. Tutti in ogni parte del mondo lo conoscono, oggi chi segue il Poker Tour internazionale nei suoi vari eventi, ieri chi seguiva il tennis, quello di qualche anno fa, ma lo conosce o ne ha sentito parlare almeno una volta nella vita anche chi non segue né il tavolo verde né la terra rossa. Il 45enne di Leimen è sceso nuovamente in campo sulla poco amata terra rossa del Circolo Parioli di Roma per una clinic di tennis organizzata in collaborazione con la Bank Sadler, che ha offerto a alcuni suoi dirigenti la possibilità di scambiare qualche palla con i 3 volte vincitore di Wimbledon. È stato sempre un piacere per me giocare in Italia, ha spiegato un appesantito Becker. Conservo grandi ricordi di Milano, dove ha vinto 4 volte, ma anche di Roma e del Foro Italico. Ormai non gioco più a tennis, ma sono contento di essere tornato. Il suo sport ormai è il poker, assolutamente sì, giocare a poker richiede attitudini come la concentrazione, un approccio professionale alla disciplina per raggiungere il risultato, una passione che Boom Boom coltivava anche da giocatore. Già nei tempi d'oro mi piaceva giocare a poker, ma logicamente il tempo a disposizione era molto limitato. Da quando mi sono ritirato dal tennis ho potuto dedicare più tempo a questa mia passione.